Va bene, vai maestro. Un vecchio professore di italiano, la vostra bella lingua mi insegnò, spiegandomi un vocabolo romano col quale tutto intendere si può. È una parola come un talismano, è una parola che si pronuncia. E se a qualcuno sembrasse strano quel che mi accadde, adesso vi racconterò. Una mattina vidi una fanciulla bionda, bella, snella, un fiore di beltà. Non conoscevo purtroppo il suo nome, perciò la chiamai dopo un po'. Ah, oh, ah, oh. Lei mi sorrise, presto accondiscese, andammo a passeggiare fuori di città. Ma non appena tentai di baciarle la bocca di perla, gridò: au, au, au. Poi la portai in una vecchia panchina che la luna albeggiava quella, proprio dove una dolce fontana cantava canzoni nell'oscurità. Lei mi disse: tu mi piaci, ma se vuoi i miei baci parla con papà. Meravigliato, allibito, risposi la sola parola che so: au, au, au. Questa semplice storia d'amore ha purtroppo un curioso finale. Finale con fiori d'arancio, con velo da sposa e marcia nuziale. A 3 anni di distanza vi potrei narrare adesso come va, ma c'è mia moglie che sente e prudentemente vi dico perciò: au, au, au. Grazie, grazie. Pippo Baudo e Dino Verde, lo spettacolo con la S maiuscola qui al ventennale del Premio Penisola Sorrentina. Quando la Rai festeggiò 50 anni.